coordinato dagli assistenti, signor Di Bella della sezione di Piacenza e signor Fermi della sezione di Piacenza. Brian Rivaldi, il giovane estremo difensore della Biancazzurra. Brian, hai mantenuto inviolata la tua porta, qual è stato il momento nel quale più hai temuto che potesse capitolare? Beh, secondo tempo siamo retrocessi abbastanza e loro hanno attaccato molto. anche sui calci d'angolo, sulle spalle da Fermi erano molto forti, però alla fine con cuore stringiamo i denti e ce l'abbiamo fatta. Abbiamo portato a casa questi tre punti molto importanti. Siamo con il tecnico della Biancazzurra Bizzi, mister, la rincorsa della sua squadra continua, oggi ha superato a mio avviso meritatamente il Soragna, che partita è stata? È stata innanzitutto una partita molto combattuta e dunque devo fare un plauso ai miei giocatori perché si stanno mettendo una voglia, una grinta, un'applicazione che è molto importante e questa sarà quella che ci dovrà portare fino alla fine del campionato senza regalare niente a nessuno. E poi dopo alla fine vedremo cosa succede. Primo tempo male, più che tutto il primo tempo, soprattutto il primo quarto d'ora dove abbiamo concesso un gol abbastanza semplice agli avversari, un taglio, una palla verticale che è un errore, e un bel cross, una parata del nostro portiere, una traversa. Poi da lì qualcosina di meglio, secondo tempo bene, però bene sotto l'aspetto del gioco e della volontà, più che del gioco e della volontà. Non sappiamo se il loro portiere è bravo o meno, questo 96 non sappiamo, se non abbiamo mai tirato in porta. Supremazia, qualche occasione, un po' di confusione. Allora alla fine loro hanno meritato di vincere perché insomma loro hanno fatto gol, noi non abbiamo mai tirato in porta.